Sì, davvero, io ho avuto esperienze nel 60, quando studiavo in Cile. Tanti gesuiti ungheresi sono dovuto andare lì perché sono stati cacciati via dall'Ungheria. Poi sono rimasto anche molto amico delle suore ungheresi di Maria Ward, che avevano una scuola a 20 km di Buenos Aires. They had a school 20 kilometers from Buenos Aires. Io la visitavo 2 volte al mese And I could visit them twice a month. e facevo un po' di cappellano straordinario. A bit like an extraordinary chaplain. Poi anche con una società ungherese, dei laici ungheresi di Buenos Aires, There were great people in Buenos Aires. che lavoravano anche nella collettività ungherese, li conoscevo abbastanza. They were working within the Hungarian community. Non capivo l'idioma, I could not understand the language. ma 2 parole le ho capito But bene. I could understand two words very well. Gulasch e tokay. I don't need to translate. No, è stata una bella esperienza. Mi ha colpito tanto il dolore di essere rifugiato. I was impressed, I was touched by the sorrow of being refugees. Non poter tornare a casa. Going back home, not being able to. E le suore di Maria Ward che sono rimaste lì erano nascoste in appartamenti perché il regime non li protasse. The sisters were hidden in apartments so that they would not be taken. Poi ho saputo più di vicino tutta la vicenda per convincere il buon Cardinal Mindszenty di arrivare a Roma. I knew about the attempts to convince Cardinal Mindszenty to come to Rome. E anche ho conosciuto quell'entusiasmo breve del 56. And I also knew about the short enthusiasm of 1956. Poi la delusione And the dopo. disappointment, of course, after that. Più o meno questo. Si è cambiata la sua opinione dopo questi giorni di viaggio degli ungheresi? No, non è cambiata, forse è arricchita. My opinion has not changed, but it has been enriched. È arricchita nel senso che gli ungheresi che io ho conosciuto hanno di una grande cultura. Una The Hungarians I met have a great culture. grande cultura. Anche quelli che non erano di una classe sociale alta, ma i semplici avevano una bassica cultura molto elevata. Even simple people, but with a very big culture. Parlavano normalmente il tedesco o l'inglese, perché l'ungherese non si parla fuori dell'Ungheria, soltanto in paradiso si parla perché dicono che ci vuole un'eternità per imparare la lingua quella. They spoke either German or English because they could only speak Hungarian within their community. You speak Hungarian either within the Hungarian community or in heaven because the people say that it takes a lifetime to learn Hungarian. E questo non ha cambiato, al contrario, ho visto lo stile che conoscevo diverse. Credo che la pace si fa sempre aprendo canali, mai si può fare una pace con la chiusura. Invito tutti ad aprire rapporti, canali di amicizia. Questo non è facile. Lo stesso discorso che ho fatto in genere, l'ho fatto con Orban e l'ho fatto un po' dappertutto, no? Sulla migrazione, credo che è un problema che l'Europa deve prendere per mano, perché sono 5 le paesi che soffrono più. Cipre, Grecia,
Malta, Italia, Spagna, perché sono quelli paesi mediterranei e sbarcano lì la maggioranza. E se l'Europa non si fa carico di questo, di una distribuzione equa dei migranti, il problema sarà di questi paesi soltanto. Credo che l'Europa deve far sentire che è Unione Europea anche davanti a questo. C'è un altro problema che ci deve, è collegato, no? Alla migrazione, ma è collega dell'indice natalità. Ci sono paesi come Italia, Spagna, che hanno, non si fanno figli. E ultimamente, l'anno scorso io ho parlato un incontro delle famiglie su questo, e ultimamente ho visto che anche il governo e gli altri governi ne parlano. La media d'età dell'Italia è 46, della Spagna è più alta ancora, e ci sono piccoli villaggi, cioè deserti. C'è un programma migratorio, ma ben portato avanti, col modello che alcuni paesi hanno avuto con l'immigrazione. Penso per esempio alla Svezia nel tempo delle dittature latinoamericane, può aiutare anche a questi paesi che sono con basso percentuale di nascita, no? Poi al finale, qual è l'ultima? Parlava anche di Ilarion. Ilarion, già. Ilarion è una persona io rispetto tanto, e abbiamo sempre avuto un bel rapporto, e lui ha avuto la cortesia di venire a trovarmi, poi è stato nella messa, e anche l'ho visto qui all'aeroporto. E Ilarion è una persona intelligente con la quale si può parlare, e questi rapporti è necessario mantenerli. Perché se parliamo del comunismo, questo mi piace, questo non mi piace, dobbiamo la mano tesa con tutti, anche ricevere la mano di loro, no? E col patriarca Kirill ho parlato una sola volta dal momento che è iniziata la guerra, 40 minuti per Zoom. Poi tramite Anthony, il che è a posto di Ilarion adesso, che viene a trovarmi, è un vescovo che è stato parroco a Roma, conosce bene l'ambiente, e sempre tramite lui sono in collegamento con Kirill. C'è sospeso l'incontro che noi dovevamo avere Gerusalemme a luglio o giugno dell'anno scorso, ma per la guerra si è sospeso, ma quello si dovrà fare. E poi con i russi ho un rapporto buono con l'ambasciatore che adesso lascia, no? Ambasciatore da 7 anni a Vaticano, è un uomo grande, un uomo come il Fo, no? Una persona seria, colta, molto equilibrato. Il rapporto con i russi principalmente è con questo ambasciatore. Non so se ho detto tutto. Era questo? O mi ho mangiato qualcosa? Sì. Anche rendere possibile l'incontro tra lei e Putin, se possono fare tra virgolette come intermediari. E lei si immagina che in questo incontro non solo abbiamo parlato del Cappelluccio Rosso, no? Abbiamo parlato di tutte queste cose. Si parla di questo perché a tutti interessa la strada della pace. Io sono disposto a fare tutto quello che si deve fare.
anche adesso è in corso una missione, ma ancora non è pubblica. Vediamo come, quando sarà pubblica la dirò. Grazie, Santità. Prima di tutto la salute. Quello che io ho avuto è stato un malore forte alla fine dell'udienza mercoledì, che non me la sono sentito di fare pranzo, mi sono coricato un po', non ho perso il senso, ma sì, c'era un'alta febbre, e alle 3 del pomeriggio il medico subito mi ha portato in ospedale, una polmonite acuta e forte, no? La parte bassa dei polmoni. Grazie a Dio posso raccontare, no? A tal punto che l'organismo, il corpo ha risposto bene al trattamento, grazie a Dio. Questo è quello che ho avuto. Poi Lisbona. Il giorno prima della partenza ho parlato con un signor medico che è venuto a vedere un po' come stanno le cose lì, e sì, io ci andrò lì e spero di farcela, no? E voi vedete che non è lo stesso di 2 anni fa, no? Col bastone adesso meglio, no? Ma per il momento non è cancellato il viaggio, eh? Poi c'è il viaggio a Marseille, poi c'è il viaggio a Mongolia, e poi c'è un ultimo, non ricordo dove. Ancora il programma mi fa muovere, vediamo, non so. Incontro con i giovani magari di Russia e di Ucraina? Americo ha qualcosa in mente, lui sta preparando qualcosa, mi ha detto, eh? Ma sta ben preparato. Questo, prima di tutto, è il 7° comandamento, se tu hai rubato tu devi restituire. Ma c'è tutta una storia, no? Alle volte le guerre, le colonizzazioni portano a prendere questa decisione di prendere le cose buone dell'altro. Questo è stato un gesto giusto, si doveva fare. Partenone, ma dare qualcosa. E se domani vengono gli egiziani a chiedere l'obelisco, cosa faremo? Lì si deve fare un discernimento in ogni caso. E poi la restituzione con le cose indigene è in corso, quello, con il Canada. Almeno eravamo d'accordo in farlo, no? Adesso domanderò come va quello. Ma l'esperienza avuta con gli aborigeni del Canada è stata molto fruttuosa. Anche negli Stati Uniti i gesuiti stanno facendo qualcosa con quel gruppo indigene dentro gli Stati Uniti. Il generale mi ha raccontato l'altro giorno. Ma tornando alla restituzione, nella misura che si può restituire, che è necessario, che è un gesto, che è meglio farlo, meglio. Alle volte non si può, diciamo, non c'è possibilità, o possibilità politica, o possibilità reale o concreta, ma nella misura che si può restituire, si faccia, per favore. Questo fa bene a tutti, eh? Per non abituarsi a mettere la mano in tasca degli altri. Penso di sì, perché la Santa Sede ha fatto di intermediario in alcune delle situazioni di scambio di prigionieri.
tramite l'ambasciata. Questa è andata bene, penso che può andare bene anche questo. È importante, almeno la Santa Sede è disposta a farlo, perché è giusto, una cosa giusta, e dobbiamo aiutare a che questo non sia un casus belli, ma un caso umano, un problema di umanità prima di un problema di bottino di guerra o di trasloco di guerra. Tutti i gesti umani aiutano, invece i gesti di crudeltà non aiutano. Questo dobbiamo fare tutto quello umano possibile, no? Io penso anche, e voglio dirlo, alle donne che vengono nei nostri paesi, no? Italia, Spagna, Polonia, Ungheria, tante donne che vengono con i bambini e i mariti o sono morti o sono lottando nella guerra. È vero l'entusiasmo, e in questo momento sono aiutati, ma non perdere l'entusiasmo per fare questo, perché quando cala l'entusiasmo queste donne rimangono senza protezione, col pericolo di cadere nelle mani degli avvoltoi che girano sempre cercando questo. Stiamo attenti di non perdere questa attenzione di aiuto che abbiamo per i rifugiati, no? Questo fallo tutti. Grazie. Grazie.